Ugo La Malfa fu chiamato Cassandra e ogni volta che metteva in Aveva luce ragione. i difetti, le anomalie, le contraddizioni del nostro sviluppo economico, soprattutto negli anni 70, anni delle vacche grasse, delle grandi illusioni, prima della crisi petrolifera del 73, è stata impopolare, è stata rifiutata da tutti i grandi partiti, sia di governo sia di opposizione. Poi è venuto gli anni 75, in cui è cominciata a nascere la parola austerity, Sì, non si è mai vista l'austerity. quella che Noi era la linea di impopolarità che il piccolo partito repubblicano ha in qualche modo imposto agli altri attraverso il presidente, non è stata infeconda. Perché? Ma non è stata accettata, però. E qui bisogna però fare un'osservazione politica. In Europa siamo l'ultimo paese dove convivono insieme socialisti e democristiani, i quali sono dovunque alternativi. Perfino l'unità nazionale che fondeva insieme nella maggioranza i due maggiori partiti, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, era un tentativo di aggregazione al centro. Questa durezza come si sarebbe esplicata, insomma? Nel secondo governo si è esplicata nel respingere ogni emendamento in senso assistenziale alla legge finanziaria. E bisognava avere il coraggio di dire molti no. Il secondo governo ha detto questi no e a un certo punto, piuttosto che trovare ulteriori compromessi, ha preferito. Bisogna distinguere fra Stato e Paese. Il Paese è pronto a affrontare tutti i sacrifici necessari, perché li si chiede in un certo modo. Dico anche nei contatti televisivi che ho avuto con gli italiani, non gli ho mai nascosto nulla. Bisogna poi che faccia dei rendiconti sempre di quello che ha fatto. E qui la macchina amministrativa dello Stato, le disfunzioni, le insufficienze, le lentezze rappresentano un altro capitolo contro il Un quale mi sono molto capitolo piuttosto battuto, grave, però. molto grave. Si ha l'impressione spesso che questi sacrifici non sono effettivi proprio per colpa di questa disorganizzazione dello Stato. E infatti occorre porsi, come il secondo governo si pose anche qui la sua utilità, alcuni punti istituzionali. In ogni paese del mondo, quando si presenta un bilancio, si danno 2 o 3 mesi per approvarlo, 11 mesi. La lentocrazia, la lentezza delle decisioni che fa sì in uno Stato moderno che qualunque decisione, se non attuata tempestivamente, diventi inefficace. E ci stanno certo anche interessi oligarchici dei partiti che talvolta hanno concepito le strutture amministrativo-economiche dello Stato un po' come zona di occupazione del potere e anche a questo ci siamo opposti. Io sono favorevole a dei correttivi istituzionali nello spirito della Costituzione che in molte parti deve essere ancora attuata. L'esecutivo è troppo debole in Italia, non esiste paese democratico dove il governo, l'esecutivo sia così debole. Sono stato io che ho voluto porre fine all'esperienza di governo, per la verità, e l'ho fatto su una questione istituzionale, quasi morale, quella era quella del rispetto della collegialità di governo. Ho posto il problema, ho messo in luce i mezzi che sono insufficienti a risolverlo. Il Parlamento adesso ha davanti a sé una legge nuova che riporta il Presidente del Consiglio a essere, una volta che è superata del tutto la sindrome autoritaria dalla grande lezione di democrazia di questo Paese, il capo del governo. Perché il Presidente del Consiglio in tutti i paesi occidentali è il capo del governo. Il sistema di questi ultimi 30 anni di interviste per cui i ministri annunciano piani, programmi per conto loro fuori del Consiglio dei Ministri. Questo non può essere tollerato, è un tema fondamentale e gli Per italiani lo esempio, capiscono. sia pure rafforzato, il potere esecutivo dovrebbe co poter contare su una maggiore stabilità. Senza dubbio. Questa stabilità non ci sembra assicurata. Noi cambiamo di governo regolarmente, non so, una volta all'anno. Io ho tentato di introdurre dei correttivi, su questa strada però c'è molto da fare ancora e certamente si impongono delle revisioni Sì, istituzionali. perché se no abbiamo la lentocrazia alleata alla rapidocrazia. Immagino che i ministri non siano in grado di studiare i problemi perché devono andarsene subito. Cioè la stabilità mi pare quasi una questione proprio concreta, materiale, proprio fatta di rapporti con i sottoposti, con gli altri ministeri, eccetera. Non c'è dubbio. Il deficit dello Stato è drastico, ma posizioni drastiche non sono state prese. E se non si trova un modo di limitare, di controllare il sistema della previdenza sociale, pensione, eccetera, si arriverà a un indebitamento illimitato dello Stato con pensioni che poi sono del tutto insoddisfacenti per tutti. Avremo quindi il massimo del malessere sociale col massimo della ingovernabilità delle strutture. E ho posto l'altro problema di questa riforma sanitaria che ha deluso tutti, che deve essere in qualche modo ripensata e rivista attraverso la correzione dei deficit. Tutto questo richiede un certo coraggio delle forze parlamentari e politiche. Non basta il governo, né il mio né quello che è venuto. Qui hanno ragione gli amici socialisti quando chiedono di introdurre delle varianti nel sistema dello scrutinio segreto che non può valere sempre per tutto, può valere per le nomine personali, ma non certo per le leggi, per esempio, di bilancio, dove ogni partito deve assumersi a viso aperto le sue responsabilità. Invece lo scrutinio segreto consente molti agguati, molti trabocchetti e tutti al coperto dell'anonimato.
o aumentiamo molto gli oneri fiscali, il che poi non so fino a che punto si possono aumentare. Sono già tanti. Che sono già molto elevati, oppure si riduce alcuni settori della spesa. Quali sono le spese che bisognerebbe ridurre realmente? Certamente la previdenza, certamente la sanità, certamente gli enti locali. Non c'è una specie di analogia col reganismo? No, io stesso rappresento un partito della sinistra democratica che non è né tecceriano né reganiano. La linea del patto sociale, la linea della politica dei redditi non ha niente a che fare con la destra, bisogna essere chiari su questo punto. Si può essere rigorosi e rigoristi anche essendo uomini di sinistra. La malfa, la polemica economica a sinistra è stata la linea costante della sua battaglia. Si tratta di correggere, di rivedere, di intervenire con, in modi molto precisi. Perché l'accusa che si è stata fatta allo Stato italiano è di non essere uno Stato che si occupa della previdenza sociale, di essere uno Stato che fa dell'assistenzialismo. Voi capite che lo Stato è 12 volte la Fiat. Di questi 3 milioni e mezzo, solo 270.000 sono i dipendenti amministrativi, la vecchia burocrazia, poco più di quanti fossero nel 1940. 7.000 sono i dirigenti, contro i quali c'è una polemica demagogica. 7.000 sono pochissimi, è un numero anche quello da vecchio Stato prefascista o preliberazione. Più che lo Stato conta quello che si chiama il parastato, tutta l'area delle imprese pubbliche. Giustissimo. Ma il parastato, è stato detto, insomma, che ci fa avere gli svantaggi del socialismo senza i vantaggi. Esatto. Certo, non porre oggi problemi come sono stati posti in certe piattaforme sindacali di riduzione dell'orario di lavoro, perché questo è incompatibile con questo tipo di economia di emergenza. Ecco, pagare le tasse, pagare in modo proporzionato, pagano solo i ceti a reddito fisso, certo. Pagarle tutti le tasse, qualche ulteriore imposizione fiscale che si impone. Sento una paura di tutti noi, la gente. Ce la faremo? Non lo so, io ogni tanto... Ce la faremo perché la differenza fra questa crisi e quella del 1929-30 è che questa volta la crisi è molto più di allora uguale dovunque. È generale, sì. I due capitoli che ricordo con maggiore interesse sono stati i due vertici dei paesi industrializzati, quello di Ottawa e quello di Versailles. Ora non dimentichiamo che l'Italia, che era al 20°-30° posto nel 1945, è arrivata al 7° posto nei paesi industriali del mondo, indipendentemente dall'Alleanza Atlantica, ci sta insieme col Giappone che non è atlantico. Ecco, gli italiani devono capire che questo posto non ci è venuto per una concessione, è stato il frutto del nostro lavoro, del lavoro degli operai, delle imprese italiane in questi 30 anni, ma questo posto è veramente minacciato. Per restare il 7° paese industriale del mondo bisogna meritarselo.